E la giornata di ieri del Santo Rosario è stata animata, come sapete ogni giorno c'è un gruppo che anima queste giornate, ieri è stata animata dagli scout e noi vogliamo ripartire proprio dagli scout, in modo particolare con quelli della GESCI, l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Abbiamo in collegamento con noi dall'Emilia Romagna Matteo Caselli, incaricato alla comunicazione di AGESCI dell'Emilia Romagna. Grazie Matteo per essere con noi. Buongiorno, ciao a tutti. Matteo, abbiamo voluto fare davvero con tanto, tanto affetto, ecco, questo collegamento proprio con voi, con l'Emilia Romagna, con questa regione particolarmente colpita dai danni dell'alluvione, del cambiamento climatico degli ultimi giorni, anche in queste ore. Qual è la situazione che state vivendo e soprattutto qual è il compito che anche voi della GESCI state facendo a servizio poi di tutto il territorio? Allora, la situazione è, diciamo che non migliora, nel senso che oggi piove ancora, però almeno un pochino meno, almeno io parlo da Bologna, qua la situazione già è rientrata e anche la piena dei fiumi pian pianino sta rientrando, si sta abbassando. Noi come Agisci ci stiamo proprio in questi giorni organizzando per fare un censimento su tutto il territorio di quelle che possono essere le forze in campo per poter dare una mano alla popolazione. Il nostro compito è quello classico del supporto alla popolazione in tutte queste calamità, insomma. Ecco, e quindi le varie zone, tu conta che l'Emilia Romagna ha più o meno 186 gruppi e ci sono più di 4.200 capi e poi vabbè, il numero dei ragazzi è altissimo. E quindi le forze in campo potrebbero essere potenzialmente tantissime. E quello che si sta facendo in questo momento è capire la disponibilità di ognuno al servizio rispetto all'emergenza e provare a censire quali sono le richieste del territorio in modo da poter incrociare questa domanda e questa offerta di servizio che possiamo offrire. Nel piccolo, chiaramente, noi non abbiamo competenze per andare sui fiumi o altre cose, insomma, però per dare una mano nel piccolo, quindi nella gestione magari di distribuzione pasti piuttosto che animazione dei bambini che stanno in questo momento presso gli hub. A Ravenna ci sono quattro hub, noi in particolare siamo in uno di questi, in una scuola superiore di Ravenna. E ieri sera è stato organizzato un momento tipo di proiezione di film per i bambini che con le loro famiglie in questo momento sono sfollati, stanno vivendo presso l'hub, per Esatto, Matteo, è esempio. Sono proprio 15. parlando ecco, dei bambini, appunto dei più piccoli che in qualche modo si sono trovati coinvolti in questo disastro ambientale. Qual è la percezione che avete proprio rispetto ai bambini più piccoli? Cos'è che stanno percependo e soprattutto in che modo state cercando di alleviare in qualche modo questa brutta pagina per l'Emilia Romagna? Ma allora, il nostro stile scout è proprio quello di essere vicini in tutto e per tutto alla persona, quindi principalmente noi lavoriamo facciamo servizio con bambini dagli 8 anni e con gli adolescenti e con i giovani, giovani fino ai 20 anni. E quindi siamo, diciamo, abituati tutti i giorni a relazionarci con loro. In questo momento la cosa principale che si può fare nei territori chiaramente dove c'è l'emergenza, è provare a stare vicino a queste persone, tendendo la mano, cercando di ascoltarli, cercando di intervenire dove magari c'è una richiesta di aiuto anche più fattiva, chi ha bisogno magari di spostare qualcosa per la casa o per la cantina, eccetera. E poi c'è anche una voglia di non mollare rispetto a quelle che sono le attività che noi organizziamo con i nostri ragazzi. Quindi io so che nei territori di Bologna e di Modena, per esempio, dove nell'Appennino ci sono state frane, più che allagamenti sono in Romagna, però ci sono delle frane nell'Appennino e quindi magari le case scout sono irraggiungibili e avevamo magari programmato un'uscita per questo fine settimana o per il prossimo.
c'è la voglia di riorganizzarsi e magari fare comunque attività in una forma diversa, magari cittadina, magari nella propria parrocchia o in un'altra parrocchia vicina, per dare proprio il senso a questi bambini che già hanno perso magari tanto, magari sono stati già a casa da scuola, magari hanno già avuto parenti che hanno avuto case infangate, alluvionate, magari hanno avuto la sede allagata, di dire ragazzi non molliamo, cerchiamo di trovare un momento anche per noi per fare le cose che ci piacciono, che ci fanno stare bene, insomma. Tra l'altro, lo vogliamo ricordare, il prossimo martedì 23 maggio ci sarà anche la riunione del Consiglio dei Ministri del Governo che dichiarerà lo stato di calamità naturale per la regione dell'Emilia-Romagna, appunto potendo sbloccare subito tanti aiuti, oltre a quelli della Protezione Civile che già in questo momento sta agendo su tutto il territorio regionale. Matteo, ti chiederei, ecco, anche per concludere, per liberarti. Cosa può fare un giovane dell'Emilia-Romagna, delle zone lì vicino, o anche magari delle zone regionali limitrofe, se appunto vuole darvi una mano, vuole collaborare con voi della GESCI, soprattutto durante questo momento critico? Allora, ci sono sicuramente mettersi in contatto con i comuni, dalle altre regioni non so come funzioni, sinceramente ci saranno dei coordinamenti a livello più alto, però per gli scout dell'Emilia Romagna sicuramente fare riferimento ai propri incaricati di protezione civile di zona. La nostra regione è divisa in 13 zone, ogni zona ha un referente per la protezione civile, quindi dare la disponibilità a lui, a questi incaricati che le raccolgono e poi dopo smisteranno i vari servizi a seconda delle disponibilità di ognuno e di quello che si può fare, che c'è da fare, insomma, ecco. E l'unica, cioè la volontà di mettersi a servizio viene sempre accolta e il bisogno di servizio in questo momento forse dove siamo ancora nell'emergenza magari può sembrare che ci sia meno bisogno, in realtà il grosso è quello a cui ci stiamo noi preparando, appunto, sarà tutto il pezzo della ricostruzione, insomma, ecco, e che sarà sicuramente dove ci vorranno tante braccia e tanta forza, tanta energia e servirà l'aiuto davvero di tutti. Perfetto, grazie Matteo per essere stato con noi. Era Matteo Caselli, incaricato alla comunicazione della GESCI dell'Emilia-Romagna, e davvero da parte di tutta la redazione di Padre Pio TV, da parte di tutti noi qui a San Giovanni Rotondo, un abbraccio affettuoso a tutti voi e a tutta l'Emilia-Romagna. Grazie ancora. Grazie della vostra vicinanza e del vostro sostegno. Un saluto a tutti. Grazie, allora noi ci fermiamo adesso solo per qualche altro secondo per un blocco pubblicitario e poi torniamo ancora qui con gli altri ospiti, gli altri collegamenti, ovviamente con le rubriche del nostro programma. A tra poco.